Bene, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi il professor Paolo Ercolani, filosofo e docente presso l'Università di Urbino. Insieme al professore rifletteremo su una domanda alquanto singolare, ovvero quale comparazione può esserci tra l'antico e radicale obiettivo di ogni tempo di avere, ovvero il potere di formare individui privi di pensiero autonomo e critico, e il pensiero del più suggestivo e inquietante filosofo Nietzsche. Bene, inoltre sappiamo anche che la nostra società odierna, che sembra così pervasiva e agevole nel realizzare quell'antico obiettivo di potere, in cosa possiamo considerarla figlia del filosofo Nietzsche? Prego la parola al professore. Grazie. Anzi, grazie, adesso si sente. Buongiorno a tutti. Le donne possono uscire tranquillamente perché tanto non capiranno nulla. Questo disse Nietzsche in una... No, tranquilli, non lo dico io. Ho iniziato in maniera un po'... però non lo dico io, lo diceva Nietzsche. Questa era una delle frasi con cui Nietzsche una volta iniziò una sua conferenza pubblica, come può essere questa qui. Ho voluto iniziare da questo, poi ci torneremo alla fine per capire cosa c'entra questa cosa di Nietzsche con le donne, perché poi alla fine vedremo che ci sarà una sorpresa in un certo senso. Allora, intanto cerchiamo di capire perché Nietzsche, come è stato giustamente definito da chi mi ha presentato, è un filosofo che ha rappresentato un punto di rottura rispetto a tutti gli altri. Io in genere, quando lo racconto a dei ragazzi, e ragazze ovviamente, giovani, molto giovani, faccio un disegno alla lavagna. Io non sono bravissimo a disegnare, però il disegno è facilissimo perché tiro una retta fatta a freccia, quindi voi immaginate un punto di partenza, la retta, la freccia e un punto di arrivo. Il secondo disegno che faccio è un'ellissi. Ecco, questi due disegni in un certo senso rappresentano tutta la storia del pensiero occidentale. Noi la possiamo riassumere attraverso questi due disegni. Nietzsche si schiera con l'ellissi, è l'unico. Un po' insieme a lui lo hanno fatto gli antichi filosofi stoici, ma in realtà è l'unico ad aver abbracciato questa visione circolare del tempo, così la chiamavano. Tutti gli altri visione lineare. Per fare un esempio, il cristianesimo, la nostra religione, la nostra... Che cosa ci dice? Ci dice che c'è un momento di partenza che è il peccato originale. Noi compariamo su questa terra già macchiati del peccato originale. Il punto di partenza. Poi abbiamo la retta. La retta è quella che i cristiani dicono il momento della redenzione, cioè noi abbiamo a disposizione la nostra vita dopo che siamo nati, per purificare la nostra anima e arrivare a un punto finale che è il paradiso o comunque il ritorno là da dove si proveniva, cioè dalla casa di Dio per i cristiani che ovviamente ci credono. Ma non è solo un fatto del cristianesimo, pensiamo anche a una filosofia che si è nettamente contrapposta al cristianesimo, il marxismo. Anche il marxismo aderisce a questa visione lineare del tempo, perché in fondo Marx cosa dice? Dice anche lui che c'è un momento di partenza, che è la società capitalistica caratterizzata dallo sfruttamento. Ci sono i pochi capitalisti che sfruttano la grande massa di operai, proletari, Marx li chiama in modi diversi. Anche lì c'è un percorso di, non la chiama Marx redenzione, ma comincia sempre con la R. Rivoluzione, cioè l'uomo ha a disposizione la possibilità, Marx diceva, gli operai si prendono coscienza della loro condizione di essere sfruttati, si uniscono, unendosi vedono di essere più forti, di essere più numerosi, faranno una grande rivoluzione e anche lì c'è un punto finale, la società comunista, cioè Marx pensava di poter realizzare questa società comunista, cioè una società senza classi, senza sfruttamento, dove tutti erano uguali. Probabilmente era una grande utopia, anzi poi col tempo abbiamo visto che era così, però per farvi capire come questa visione lineare del tempo in realtà caratterizza tutti, ma caratterizza anche il pensiero scientifico. Cosa ci dicono i pensatori scientifici? L'uomo parte da una condizione di ignoranza,
ha la possibilità di studiare, conoscere, fare esperimenti, osservare la realtà, insomma fare tutta una serie di cose, e poi arriva a un punto finale, a un obiettivo, a uno scopo, che è appunto la conoscenza. Potrei andare avanti con tantissimi altri esempi per dirvi come tutta la cultura occidentale di fatto aderisce a questa che chiamiamo visione lineare del tempo. Nietzsche si differenzia subito. L'espressione famosa di Nietzsche, eterno ritorno dell'identico. Per Nietzsche la vita è un eterno ritorno dell'identico, è una circolarità. Non c'è un momento iniziale, non c'è un percorso di redenzione, di rivoluzione, di miglioramento, non c'è un obiettivo finale. La vita è un meccanismo arido, freddo, impersonale, è un ellissi che continuamente gira su se stessa. Quindi dice Nietzsche, non esiste alcun Dio, esiste il fato, ma il fato è una cosa misteriosa, una cosa, gli antichi greci, i presocratici parlavano del fato, per loro il fato era persino superiore a Zeus, agli dei, il fato decideva tutto. Ecco, per Nietzsche il mondo è questa realtà stabilita dal fato che continuamente si ripete. Questo vedremo che servirà a Nietzsche per dire che sostanzialmente la vita non ha un senso. Nietzsche è stato il primo filosofo a parlare del senso della vita, questa espressione che poi abbiamo risentito dire per tanto tempo, no? Il senso della vita, ma Nietzsche l'ha usata per dire che la nostra vita in realtà non ha nessun senso, non ha nessuna direzione, non ha nessun obiettivo. Noi stessi, anche presi individualmente, non abbiamo obiettivi, la nostra vita non ha alcun obiettivo. Se tu, dice Nietzsche, sei nato schiavo, o sei nato servo, o sei nato povero, o sei nato ignorante, se il fato ha stabilito che tu sia così, tu non potrai fare niente per cambiare questa cosa. È anche quella che viene detta la visione tragica dell'esistenza. Nietzsche è il portatore della visione tragica dell'esistenza. A scuola spesso, mi riferisco soprattutto agli studenti, fanno studiare Schopenhauer e Leopardi insieme, no? Per vedere il pessimismo cosmico, la visione pessimistica. In realtà Schopenhauer rispetto a Nietzsche era un dilettante, era quasi un ottimista, era uno che se la godeva la vita, perché in realtà l'accostamento che bisognerebbe veramente fare è quello tra Leopardi sicuramente, ma con Nietzsche. Tant'è vero che Nietzsche dedica tantissime frasi a Leopardi, ma non ci interessa, non è questo il momento di l'argomento da affrontare, diciamo. Per continuare un attimo a capire Nietzsche, individuiamo quali sono i suoi grandi nemici storici, così capiamo la filosofia di Nietzsche. Adesso abbiamo capito questa visione tragica, questo eterno ritorno dell'identico, e poi vedremo che ha anche delle implicazioni politiche. Adesso cerchiamo di capire la filosofia di Nietzsche attraverso proprio l'individuazione dei suoi nemici, i nemici storici. Nietzsche era cattivissimo con i suoi nemici, non era cattivissimo solo con le donne. Se vai dalle donne, non dimenticare la frusta. Della donna non si vede mai la profondità semplicemente perché in ella non v'è un fondo, detto con grande disprezzo ovviamente. Ve le cito alcune frasi perché poi c'è sempre il finale, sperando che non me lo dimentico, che è un po', diciamo, a sorpresa. Quali sono i grandi nemici storici? Pensavo che venisse... No, perché ha gli stessi baffi di Nietzsche. Allora pensavo un parente che adesso viene e mi dà una botta in testa. Una vita fa. Complimenti però, sono bellissimi. Che cazzo stavo dicendo? Che poi mi dimentico, faccio le battute. Grazie, grazie mille. Il primo è Socrate. Perché Socrate? Perché secondo Nietzsche Socrate aveva per primo detto una cosa importante, cioè Socrate diceva, signori, noi siamo tutti dotati della ragione, del logos, quindi tutti noi possiamo diventare sapienti, possiamo conoscere la verità attraverso il dialogos, cioè il dialogo. Vi ricordate che Socrate era il protagonista dei dialoghi di Platone, e proprio erano tutti dei dialoghi. Ecco, Nietzsche odiava Socrate perché per lui Socrate era sinonimo di ottimismo.
Ma come si permette questo qui di dire che gli uomini sono tutti uguali, che hanno tutti la ragione e che attraverso il dialogo ciascuno può conoscere? Anche il più ignorante, anche la persona più semplice, Socrate pensava che attraverso il dialogo, attraverso un dialogo ovviamente fatto in maniera sapiente dal filosofo, condotto dal filosofo, ma anche la persona più ignorante, più semplice o più stupida, se volete, poteva arrivare a conoscere le grandi verità. Ecco, Nietzsche definì Socrate in tanti modi, fra cui sporco ebreo. Non abbiamo notizie particolari che ci facciano ricondurre l'origine di Socrate all'ebraismo o al giudaismo, ma per farvi capire anche un altro dei lati di Nietzsche, che poi vedremo abbastanza inquietanti, insomma, già pensare che sporco ebreo sia un insulto è evidente che proviene da un certo tipo di pensatore. Il secondo grande nemico di Nietzsche è Gesù Cristo, definito da Nietzsche testualmente l'idiota in croce. Non c'era lui quando, una volta, pare che dette questa definizione quando, entrando in una sala pubblica, vide ovviamente il crocifisso e lo definì, ecco, quello è il cadaverino che i cristiani attaccano alla parete. Tipo il disprezzo di Nietzsche. Perché il disprezzo? Qual era la grande colpa di Gesù? Ancora peggio di Socrate, Gesù diceva: noi siamo tutti fratelli perché siamo figli di Dio, in quanto tali siamo uguali, ci dobbiamo amare fra di noi, dobbiamo amare il nostro prossimo perché siamo tutti fratelli e tutti figli di Dio. Immaginate, per Nietzsche non esiste nessun Dio, e quindi già la cosa, noi fratelli, ma che fratelli? Per Nietzsche l'umanità si divide in due categorie, i forti e i deboli, detto in tedesco Übermenschen e Untermenschen, cioè soprauomini o superuomini e sottouomini, che Nietzsche di volta in volta chiama il gregge, la massa, i plebei, eccetera, eccetera, eccetera. Pochi ben riusciti, naturalmente lui si inseriva fra essi, a fronte di una grande massa di mal riusciti. Quindi, figurate, arriva Gesù. Altro grande nemico storico di Nietzsche, qui è un pelino più complicata la cosa, Martin Lutero, il frate che nel 1517 le 95 tesi sul portone del castello di Württemberg, ok? Martin Lutero è stato il più grande nemico del cattolicesimo, della religione cattolica, fece la rivoluzione protestante, dicendone di tutti i colori contro la Chiesa cattolica. E allora perché Nietzsche, che era un anticattolico, un anticristiano, che aveva definito Gesù in quel modo, ce l'ha con Martin Lutero, dovrebbe essere d'accordo con lui? Perché Martin Lutero si macchiò di una gravissima colpa. Martin Lutero teorizzò quello che a scuola vi dicono si chiama il sacerdozio universale, cioè ciascuno di noi, di voi, può leggere la Bibbia da solo e interpretare il messaggio di Gesù. Non c'è bisogno del clero, non c'è bisogno dei sacerdoti, da Nietzsche spregiativamente chiamati preti. Non c'è bisogno di una gerarchia ecclesiastica che faccia da intermediario tra me, che voglio credere, e il mio Dio. Tant'è vero che Martin Lutero tradusse la Bibbia in tedesco, esattamente come Erasmo da Rotterdam l'aveva tradotta prima in latino e poi in altre lingue. Insomma, si cominciava nel 1500 a tradurre quella che fino a quel momento era un testo che si poteva leggere solo in ebraico e in greco antico, quindi pochissime persone lo potevano leggere, i grandi sacerdoti, Nietzsche ce l'aveva con Martin Lutero. Perché? Perché questo per Nietzsche era un gesto, ancora una volta, di uguaglianza. Cioè, ma come? Sono tutti uguali, tutti possono leggere la Bibbia e comprendere il messaggio di Dio. Ma è un'assurdità. Nietzsche, malgrado fosse un anticristiano, tuttavia, pur di difendere la sua idea di gerarchia, cioè l'idea che il mondo è fatto a scale, c'è chi sta ai piani alti e c'è la massa che abita ai piani bassi, pur di portare avanti questa idea, Nietzsche criticava anche Martin Lutero.
Altro grande nemico di Nietzsche, e qui entriamo in un discorso un po' più politico, era Jean-Jacques Rousseau, considerato il padre della rivoluzione francese, il primo filosofo che aveva parlato di fatto di democrazia. È stato il primo grande filosofo a parlare di democrazia in termini positivi, perché fino al 1762, anno in cui Rousseau scriveva il contratto sociale, tutti i grandi filosofi si esprimevano nei confronti della democrazia in maniera negativa. Rousseau invece scriveva espressamente: il potere proviene dal popolo. Ora, Nietzsche, il potere da chi proviene? Dal popolo. Ma siete matti? Il popolo, cioè quei plebei, quella gentaglia che non sa niente, le donne? Il potere proviene dal popolo? Cosa che lo mandava fuori di testa, tant'è vero che Nietzsche aveva un odio profondo per Rousseau, a differenza invece di Voltaire. Voltaire lo amava molto, questo per dire che Nietzsche odiava Rousseau, ma non odiava l'illuminismo in quanto tale, odiava Rousseau, il Rousseau politico. Voltaire lo amava molto perché Voltaire invece era un teorico, diciamo, aristocratico, diceva che l'illuminismo, la ragione, il lume della ragione era una cosa per pochi. La massa della gente, diceva Voltaire, vive nella superstizione, i pochi vivono nel lume della ragione, e questo naturalmente a Nietzsche piaceva molto. Inutile dire, ce l'aveva l'altro grande, l'ultimo grande nemico storico era il socialismo, ma qui capiamo facilmente perché il socialismo voleva una società di uguali, voleva una società dove non ci fossero gli sfruttati, ma questa era una follia. Anzi, per Nietzsche è non solo normale, perfettamente naturale che ci siano gli sfruttati, ma è necessario, diceva lui. In ogni società di ogni tempo ci deve essere una grande massa di schiavi che lavorano e vengono sfruttati a beneficio di una minoranza di signori. In ogni epoca deve essere così. Voi direte, ma oggi? Beh, anche oggi, non è che... Per esempio, siamo così sicuri che noi che facciamo tutte le stesse cose sui social network non siamo la grande massa di schiavi di quei pochi, ben riusciti, li avrebbe chiamati Nietzsche, che sono i vari Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, che adesso non c'è più, eccetera. Noi che ci divertiamo a postare le cose sui social network, in realtà, quando sappiamo, perché la tecnica ce lo dice benissimo, che noi stiamo facendo gli interessi di queste multinazionali. Più cose postiamo, più cose condividiamo, più gli stiamo dicendo cose di noi e soprattutto li facciamo arricchire. Il nostro divertimento fa arricchire in maniera stratosferica le grandi multinazionali. Quindi forse, ovviamente non posso mettere in bocca a Nietzsche parole che lui non aveva avuto modo di dire, perché è morto nel 1900, esatto, e quindi, però credo che Nietzsche, quando diceva c'è sempre bisogno di una grande massa di persone che siano schiave, che siano servi, che si omologuino, che si conformino, che fanno tutto quello che fanno gli altri, i pochi devono eccellere. Una grande frase di Nietzsche che secondo me oggi ritroviamo molto e che un po' ci ricorda il mondo della rete. Nietzsche diceva: non esistono fatti ma solo interpretazioni. Guardate che è una frase devastante, cioè non esistono fatti, come a dire non esistono delle verità, non esistono dei punti fermi che noi possiamo avere. E oggi ancora una volta mi verrebbe da dire quanto il mondo della rete effettivamente conferma questa frase di Nietzsche, perché se noi andiamo in rete noi troviamo tutto il contrario di tutto. Se io sono un complottista contro i vaccini, le trovo in rete, se voglio, delle notizie che apparentemente supportano questa mia idea contro i vaccini, certo che la trovo. Così come trovo altre cose, altre interpretazioni. Pensate alle simulazioni dell'intelligenza artificiale. Avete visto, un po' di tempo fa, attraverso l'intelligenza artificiale avevano simulato l'arresto di Trump, no? Perfettamente realistico, perfettamente reale. Cioè, noi viviamo veramente in un tempo in cui il problema non è che è scomparsa la verità, ma che tutto è vero, è tutto vero.
perché tutto è plausibile, tutto è verosimile, tutto può essere riprodotto, per esempio, dall'intelligenza artificiale. Però un filosofo dovrebbe sapere che il tutto e il nulla spesso confinano, se non addirittura coincidono. Un mondo dove tutto è vero potrebbe essere un mondo dove tutto è falso, tranquillamente, e anche questo noi lo vediamo. Prima di arrivare proprio al Nietzsche odierno, diciamo così, finisco con quelle che sono le tre ultime grandi teorie di questo pensatore, di cui ormai ci siamo fatti un po' un'idea dei suoi valori. Volontà di potenza, Wille zur Macht, in tedesco, volontà di potenza. Che cos'è questa volontà di potenza? Nietzsche lo dice chiaramente: la volontà di potenza è una forza cosmica che governa tutto il nostro mondo e si impossessa di ciascuno di noi. Tutti noi siamo mossi dalla volontà di voler sottomettere chi o ciò che è più debole. Non mi venite a rompere le palle, diceva Nietzsche, con la storia dell'amore, della solidarietà, della beneficenza. Non esiste tutto questo. Persino i preti che fanno le buone azioni sono mossi da volontà di potenza. Perché? Perché il prete, dice Nietzsche, chi è? È il debole, è quello che non può dominare gli altri con la forza, e allora cosa fa? Si inventa la morale cattolica. Infatti Nietzsche diceva una frase abbastanza significativa, anche abbastanza spiritosa: chi non può razzolare male predica bene. Questa era la definizione che lui dava dei preti. Siccome lui diceva sono dei mal riusciti, sono dei deboli, sono persone che non riusciranno mai a dominare qualcun altro con la forza, quindi con cosa lo fanno? Con la morale. I preti convincono i forti che, per esempio, a schiavizzare o a non mi vengono i termini oggi, abbiate pazienza, i più deboli è un male, è peccato. Bisogna essere fratelli, bisogna rispettarsi tutti, bisogna amarsi tutti, amare il prossimo. Ma non è vero, sono tutte stronzate per Nietzsche. In realtà la morale è una grandissima arma di volontà di potenza, di una volontà di potenza molto più sottile, perché sono bravi tutti a menare le mani o a far vedere quanto sono forti con la loro forza fisica. In realtà i preti si sono inventati una forma di forza assolutamente sofisticata, che è la morale, appunto. Volontà di potenza, in realtà è tutto volontà di potenza, non ci prendiamo in giro, diceva Nietzsche. Tutto è eterno ritorno dell'identico, questo l'abbiamo già visto prima. Eterno ritorno dell'identico non va preso alla lettera, non vuol dire che io adesso muoio, spero, fra qualche anno, insomma, e poi risorgerò fra chissà quanto tempo. No, lui intendeva dire che il mondo funziona sempre allo stesso modo. Sì, i tempi cambiano, cambiano le situazioni, cambiano le circostanze, ma alla fine il mondo funziona sempre che ci sono pochi ben riusciti a fronte di una massa gregge. E quei pochi ben riusciti devono dominare. È necessario che lo facciano, è bene che lo facciano. Guai a quei potenti, a quei forti, diceva Nietzsche, a cui viene il senso di colpa, che provano la compassione nei confronti dei deboli e dei mal riusciti. Lì inizia la fine del mondo per Nietzsche. E capite che tutte queste affermazioni sono affermazioni che hanno delle implicazioni politiche. Nietzsche, i difensori di Nietzsche hanno provato a dire che lui no, in realtà erano metafore le sue, che lui non voleva dire veramente, non voleva parlare veramente di schiavitù. In realtà sì, parlava di schiavitù. Perché negli anni in cui viveva Nietzsche, tra il 1861 e il 1865, c'era la guerra civile in America, e uno dei fatti più importanti di quella guerra civile era proprio se abolire o meno la schiavitù. C'era una divisione fra abolizionisti della schiavitù e antiabolizionisti, e Nietzsche si schiera apertamente con gli antiabolizionisti. Fa riferimento espressamente alla situazione che c'era in America in quel periodo.
per esempio attaccando un libro famosissimo di un'autrice che si chiamava Beecher Stowe, che si chiamava La capanna dello zio Tom, questo libro, e Nietzsche lo attaccava perché diceva: quello è un libro che fa apparire i neri come delle persone simpatiche, come delle persone che devono essere difese, come delle persone che devono essere tutelate, che sono come noi, ma non sono come noi, sono inferiori. Questo Nietzsche lo scrive espressamente. Io non continuo a capire come facciano anche grandi studiosi, anche importanti studiosi, pur di difendere un filosofo geniale, perché Nietzsche è stato un filosofo geniale, questo non lo può mettere in dubbio nessuno, pur di difendere il filosofo geniale arrivano a negare delle cose che invece sono palesi. E vi faccio altri esempi, cose palesi riferite al suo tempo. Nietzsche era uno che si opponeva alla democrazia. Nel periodo in cui lui viveva si stava provando ad allargare il suffragio universale, il suffragio, insomma, diritto di voto, perché fino al 1848 aveva diritto al voto nei principali paesi europei una percentuale tra il 3 e il 4% della popolazione. Si cominciavano a fare delle lotte sociali per ampliare il suffragio fino a farlo diventare universale. In Italia sappiamo che abbiamo dovuto attendere il 1946 perché diventasse effettivamente universale, perché le donne avessero diritto di voto. Quindi, insomma, non è che stiamo parlando di una cosina da poco. Nietzsche si opponeva. Il suffragio universale, cioè tutti dovrebbero avere diritto di voto, tutti dovrebbero decidere chi ci governa, ma siamo matti? Se facciamo votare il gregge, la massa, il gregge e la massa, in massa voterà i peggiori. Solo i ben riusciti devono avere la possibilità di stabilire chi ci governa. E vi dirò di più, diceva Nietzsche, non si stabilisce chi ci governa attraverso le elezioni, si stabilisce per diritto di sangue, per diritto di nobiltà. Ci facciamo un'idea evidentemente di un filosofo rivoluzionario. Era un filosofo che si è schierato contro tutte le rivoluzioni che ci sono state più o meno nel suo periodo. Era un grande critico della rivoluzione francese, che c'è stata qualche decennio prima che lui nascesse. È stato un grande critico del 1848, dei moti del 48. È stato un feroce critico della Comune di Parigi 1871, considerata da lui una rivoluzione di plebei che si sono permessi di insorgere contro l'aristocrazia. Insomma, Nietzsche ce l'aveva con la scuola pubblica. Era a fine dell'Ottocento, quindi quando Nietzsche scriveva nasceva la scuola pubblica. Nietzsche con disprezzo considerava la scuola pubblica sinonimo di comunismo. Cioè, la scuola pubblica, ma che cos'è la scuola pubblica? È una roba dove li vestono tutti uguali, li fanno diventare tutti uguali, li omologano, li fanno pensare tutti allo stesso modo, gli insegnano a tutti le stesse cose, e alla fine questo che cosa farà? Farà sì che non emergeranno più i geni, non emergeranno più i grandi talenti. Io sono contrarissimo a quello che diceva Nietzsche, però dargli del tutto torto mi riesce difficile in questo caso, perché ci sono aspetti della nostra società in cui soprattutto i ragazzi si trovano a essere un po' omologati, uniformati da certi metodi di insegnamento, da certe regole che sussistono, però non abbiamo tempo di parlare di questo e quindi non lo faccio. Nietzsche ce l'aveva anche con i movimenti di emancipazione femminile. I movimenti di emancipazione femminile nascevano in quel periodo. Il femminismo cosiddetto, quello più forte, nasceva nella seconda metà dell'Ottocento. Nietzsche diceva che le femministe erano le donne mal riuscite, cioè le donne malate, quelle che, siccome non potevano avere figli, allora per compensare questa loro, diciamo così, questo loro deficit fisiologico, si dedicavano alle battaglie per l'emancipazione femminile, ma massimo disprezzo da parte di Nietzsche per queste signore, fino ad arrivare all'ultimo Nietzsche, che lui stesso si definisce immoralista. È il Nietzsche che parla, scrive espressamente che c'è bisogno di eliminare milioni di mal riusciti, letterale. C'è bisogno di eliminare milioni di mal riusciti appartenenti alle razze decadenti. Si esprime proprio razze decadenti. Sono, secondo me, espressioni inequivocabili. Poi, voglio dire, non so come dire, si è espresso a favore dell'eugenetica,
sapete tutti, no? L'eugenetica, la scienza che si voleva far accoppiare, diciamo così, soltanto gli alti, biondi, gli ariani, come li chiamava Nietzsche, in maniera tale e impedire di riprodursi ai poveri, ai disabili, ai mal riusciti, a tutta una serie di categorie. Insomma, secondo Nietzsche, di fatto si potevano accoppiare veramente pochissime persone. E allora io dico, ma come ci si fa a sorprendere che il nazismo elesse Nietzsche a suo filosofo di riferimento? Secondo me non è sorprendente. Sono soltanto dei fanatici di Nietzsche che per difendere il loro filosofo preferito, che indubbiamente, lo sottolineo e lo sottolineerò sempre, è stato un genio, non a caso è il più affascinante da leggere, non a caso è un'esperienza mistica leggere Nietzsche, anche chi non si interessa di filosofia e va a leggere Nietzsche ci trova delle cose interessantissime, se non altro perché scriveva per aforismi e quindi era più facile da seguire, non faceva tutti quei ragionamenti lunghi e complessi che spesso fanno i filosofi, diciamo così, di professione. Però sentite cosa diceva un signore di nome Adolf Hitler due anni dopo aver preso il potere. Oggi le vecchie pettegole del mondo letterario, cioè gli intellettuali, non fanno altro che gracchiare contro di me, accusandomi di tradimento dello spirito, ma sono stati loro stessi, con le loro frasi sofisticate, a tradire lo spirito di questo tempo, finché era vissuto come un passatempo letterario, cioè come a dire, finché gli intellettuali si possono divertire a parlare di mal riusciti, di razze decadenti, di eliminazione di milioni di mal riusciti, finché lo fanno per gioco, si riferiva chiaramente a Nietzsche, finché lo fanno per diletto, fanno gli intellettuali, che bello. Essi ne andavano fieri, questi intellettuali, di queste frasi che scrivevano. Ora che ci siamo noi nazisti, a fare le cose seriamente e per bene, questi intellettuali spalancano i loro occhioni innocenti. Lo disse chiaramente anche Hitler, cioè lo disse chiaramente. C'è attenzione a questi filosofi in Germania, lui ne sapeva qualcosa perché la maggior parte sono stati filosofi tedeschi evidentemente, avevano detto cose particolarmente gravi. Nietzsche è stato solo quello che ha detto le cose più gravi, ma diciamo così non a lui si ispiravano, come a lui oggi si ispira un nuovo movimento che si chiama filosofico, che si chiama transumanesimo. Questo soprattutto quando vado nelle scuole, ci tengo a dirlo ai ragazzi, è in genere un argomento che a loro piace molto. Quanto ho ancora che non mi sono portato l'orologio? Allora, che bello, cioè per me, per loro non lo so, comunque cazzo stavo dicendo? Il transumanesimo. Perché un attimo, poi mi dimentico. Guardate che il teorico del transumanesimo più importante è un signore di nome Raymond Kurzweil, che è stato per 15 anni il responsabile dell'ufficio degli studi sull'intelligenza artificiale di Google. Noi stiamo parlando di un filosofo come poteva essere Aristotele, che i ragazzi a volte quando mi parlano dei filosofi che hanno studiato a scuola me li descrivono come se fossero delle entità, pensavano delle robe, chissà che cazzo si fumavano, che bevevano, che facevano, perché veramente tu... No? I transumanisti, no, i transumanisti sono Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, che sono i due fondatori di Google, potrei andare avanti con i nomi. Tutti i grandi proprietari delle multinazionali del digitale si definiscono transumanisti. Si ispirano tutti a Nietzsche. Perché? Perché Nietzsche, tra le altre cose, parlava anche di un'umanità che andava superata. L'uomo è un qualcosa che deve essere superato.
L'umanità come noi la conosciamo oggi, scriveva Nietzsche, è troppo imperfetta, è troppo macchiata dal gregge, dai mal riusciti, eccetera, eccetera. Occorre costruire un'umanità superiore, di rango superiore, diceva Nietzsche. Oh, guardate che 30 anni dopo che Nietzsche era morto, c'è chi lo prese sul serio, lo sappiamo, ci fu chi lo prese sul serio, perché ovviamente sappiamo che il nazifascismo aveva come obiettivo principale quello di costituire una razza ariana. Scriveva sempre Hitler: coloro che vedono nel nazionalsocialismo niente più che un movimento politico, Hitler, ne hanno una conoscenza assai scarsa. In realtà il nazionalsocialismo è anche più di una religione, è la volontà di ricreare l'umanità. Frase testuale scritta da Hitler nel Mein Kampf, che è la sua, per fortuna nostra, unico libro che ha scritto anche male, ma questo è un altro discorso. Non era particolarmente, insomma, bravo Hitler a scrivere, forse anche neanche a fare altre cose, ma questo è un altro discorso. Voi direte: che cavolo c'entra il transumanesimo? Beh, ma il transumanesimo c'entra perché noi oggi con il transumanesimo ci troviamo di fronte al secondo grande tentativo storico, dopo quello compiuto dal nazifascismo, di costruire un'umanità, oggi la chiamano aumentata, cioè costruire un'umanità di grado superiore. I transumanisti si chiamano così perché cosa pensano? Pensano che il genere umano, la specie umana, oggi è arrivata a una tappa finale darwiniana di evoluzione, cioè l'umanità come la conosciamo fino ad oggi è destinata a sparire entro il 2040, non è che ci parlano di date chissà fra quanto. I nuovi superuomini saranno i cyborg. I transumanisti ritengono che grazie all'intelligenza artificiale, grazie a tutta una serie di, per esempio ai microtransistor, noi arriveremo gradualmente a una commissione, a un'ibridazione fra l'essere umano e la macchina, fino a che non diventeremo tutti per lo più macchine. In cambio ci danno una cosa non da poco. I transumanisti dicono: però attenzione, noi vi promettiamo l'immortalità. Sergey Brin, fondatore di Google, ha rilasciato un'intervista al New York Times nel 2017 in cui diceva espressamente: signori, io non morirò, non morirò, perché loro sostengono che grazie alla tecnologia, soprattutto all'intelligenza artificiale, grazie alla quale si fanno parecchie cose, ma questo lo dirò nella conferenza di oggi pomeriggio, non in quella di stamattina, grazie all'intelligenza artificiale, dicono questi transumanisti, noi saremo in grado, ecco, io, Paolo, sì, il tuo corpo fisico muore, perché ancora non abbiamo trovato il sistema di rendere immortale il nostro organismo fisico, ma la tua mente, Paolo, mi dicono i transumanisti, persino la tua personalità, verranno trasferiti in un avatar che andrà a vivere nel metaverso, e come lo potrà fare il mio, lo faranno quelli di tutti noi. Questo è, diciamo così, per sommi capi l'idea che hanno i transumanisti. Vi leggo una breve frase tratta dalla biografia di Steve Jobs. Sapete tutti più o meno chi è Steve Jobs, no? Il fondatore di come si chiama? Apple. Oggi è così, il fondatore di Apple è morto da qualche anno, insomma. Steve Jobs era convinto, lo scrive il suo biografo, che ha anche lavorato per tanti anni con lui, Steve Jobs era convinto che si tratti di far guidare la massa da un piccolo numero di persone come lui. Vi dice qualcosa? Far guidare la massa da un piccolo numero di persone come lui. Mi ricorda molto Nietzsche, lo dice chiaramente il biografo. Jobs non ha mai studiato Nietzsche, ma il concetto della volontà di potenza e della natura speciale del superuomo gli veniva spontanea. Insomma,
si sta lavorando a questo. Poi adesso io non voglio fare l'apocalittico, non voglio dire, ci sono tanti aspetti positivi, lo dirò oggi pomeriggio, nell'intelligenza artificiale, in queste nuove tecnologie, non è questo il punto. Il punto è che noi dobbiamo sapere che c'è una filosofia, perché il transumanesimo è una filosofia a tutti gli effetti. Ancora non c'è nei manuali di storia della filosofia, presto ci sarà, ed è una filosofia che, a differenza delle filosofie precedenti, ha almeno due caratteristiche differenti. Una, i teorici di questa filosofia, di questo pensiero, sono anche implicati nell'imprenditoria, perché sono i grandi imprenditori delle grandi società della Silicon Valley, e non solo della Silicon Valley, ovviamente. Il secondo aspetto, secondo me, è ancora più significativo. Questi filosofi transumanisti, oltre a essere dei pratici, delle persone che insomma lavorano su cose concrete, su obiettivi concreti, sono anche il vero potere economico di oggi. Cioè, noi dobbiamo sapere che in Cina, sapete cosa successe in Cina nel 2016? Qualcuno forse lo saprà. Un computer, un'intelligenza artificiale, diciamo così, sconfisse il campione del mondo di un gioco che si chiamava Go. In Oriente, nel mondo orientale, questo gioco è famosissimo. È un gioco molto complicato, che richiede intuito, richiede delle capacità. Nel 1997 successe che un computer sconfisse allora il campione del mondo di scacchi. Però un bravo matematico ci spiegherebbe che con gli scacchi è facile, perché gli scacchi sono tutte mosse matematiche, appunto, e quindi un computer, una macchina che riesce a rielaborare, a prevedere prima, ce la può fare tutto sommato a sconfiggere il campione del mondo di scacchi. E questo successe nel 1997. Il problema è quello che è successo nel 2016, cioè che questa intelligenza artificiale è riuscita a sconfiggere il campione del mondo di questo gioco che si chiama Go, che vi posso assicurare è un gioco che richiede un'intelligenza di tipo umano. Non c'è altro da aggiungere su questo. Non è un gioco che richiede un'intelligenza computazionale, come direbbero gli informatici, che richiede un'elaborazione veloce di dati. No, richiede intuito, richiede capacità di improvvisazione, richiede capacità di adeguarsi in un certo modo alle mosse dell'avversario, che spesso sono imprevedibili. Insomma, i cinesi si spaventarono talmente tanto nel 2016 che Xi Jinping, quello che è l'attuale capo del governo della Cina, 2 mesi dopo che avvenne questo fatto, diramò un comunicato dicendo: cari signori del governo cinese, da ora in poi noi daremo la priorità assoluta all'intelligenza artificiale. Oggi sapete chi è il responsabile in tutta la Cina degli studi sull'intelligenza artificiale? Un ragazzo dal nome per me impronunciabile, io già non mi ricordo i nomi italiani, figuriamoci se mi ricordo il nome di questo ragazzo cinese, ma vi posso assicurare che è così, che ha 22 anni e a cui viene dato un budget annuale di 500 miliardi di dollari per lavorare, per far lavorare anche gli altri, evidentemente, sullo sviluppo della intelligenza artificiale. Perché un'altra cosa che dobbiamo sapere: le 5 aziende più importanti che lavorano sull'intelligenza artificiale sono cinesi. E sapete qual è la loro più grande fonte di business? Cioè, a chi vendono tantissimo, per cui stanno facendo un sacco di soldi? I governi dittatoriali, compreso il loro. Perché? Perché oggi l'intelligenza artificiale, per esempio, è potentissima nel riconoscimento facciale, è potentissima nel riconoscere tutta una serie di cose, nell'addentrarsi all'interno di tutta una serie di comunicazioni, di nostri messaggi personali che mandiamo, persino di nostre comunicazioni. Io stesso potrei essere ascoltato qui,
ma qui sai, è più facile, è una stanza, c'è il microfono, ma potremmo essere ascoltati grazie a determinate tecnologie ormai perfettamente esistenti e realistiche, anche se fossimo due persone che stanno in una stanza minuscola totalmente vuota. Questa tecnologia, grazie per esempio all'appoggio satellitare, è in grado perfettamente di far sentire la lettura del labiale, tutta una serie di cose. L'Iran è uno dei più grandi clienti di queste società di intelligenza artificiale. Perché? Perché gli serve, per esempio, per individuare quelle donne che non indossano il velo. E va bene, io questo per dirvi cosa? Per dirvi che ci ho scritto un libro recentemente su questo argomento. Non è un caso che i transumanisti si appoggino sul pensiero di Nietzsche, siano tutti dei fanatici del pensiero di Nietzsche, soprattutto di quegli aspetti più radicali che vi ho raccontato del pensiero di Nietzsche. E noi dobbiamo stare attenti a tutto questo, perché io non sono un antitecnologia, non sto dicendo che dobbiamo impedire la tecnologia. L'intelligenza artificiale, per dirla brevemente, è la stessa che ha permesso che noi riuscissimo a individuare i vaccini contro il Covid in poco tempo. Complottisti che dicono, ma come è stato possibile che individuato in poco tempo vuol dire che non hanno fatto... No, l'intelligenza artificiale. Chi ha prodotto i vaccini sono delle start-up che hanno dichiarato ufficialmente sei giorni fa, che entro 5 anni produrranno vaccini contro alcuni tumori. Quindi, per dire, c'è l'aspetto positivo di questa straordinaria tecnologia, però dobbiamo, secondo me, stare attenti. Non dobbiamo cadere in questo errore che abbiamo visto recentemente, no? Il governo italiano che la censura addirittura l'intelligenza artificiale, come se la censura potesse ottenere qualcosa. La censura storicamente non ha mai ottenuto nulla. Censurare è stupido, ma è altrettanto stupido lasciare che questa intelligenza artificiale che sia in mano a persone che sono promotori di questa filosofia che vi ho detto, che molto si ispira a Nietzsche, ma non soltanto a Nietzsche, ovviamente, e che soprattutto sono persone che lavorano a questa tecnologia non per un fine esclusivo di beneficio dell'umanità, ma per profitto, per fare soldi, detto in termini molto grezzi. E noi non possiamo, cioè la politica per esempio, che è totalmente assente in questo, dovrebbe occuparsi di queste cose, dovrebbe entrare in queste cose, ma i governi non riescono a farlo un po' per mancanza di competenze, un po' perché i governanti spesso hanno un'età tale per cui l'intelligenza artificiale non sanno neanche che cosa sia. Però insomma, ecco, io vorrei invitare tutti a considerare questi aspetti che spesso vengono ignorati, e l'aspetto principale è che questo transumanesimo, che è la filosofia ufficiale delle nuove tecnologie, è impregnata di nietzscheanesimo, ma del nietzscheanesimo peggiore, perché io di Nietzsche avevo raccontato le cose peggiori, ci sono tanti aspetti per cui Nietzsche è stato un genio e non ho tempo per raccontarli. Detto ciò, abbiamo finito con le donne in Iran, che l'intelligenza artificiale, riesce a capire quali sono senza velo. Avevo detto che finivo là dove avevo cominciato, per fortuna le donne non sono andate via e sono rimaste, perché possono sentire che anche il buon Nietzsche, che era un macio, letteralmente un macio, la sua prosa era, no, appunto, vai dalle donne, non dimenticare la frusta, l'uomo vuole soltanto due cose, il pericolo e il gioco, ed è l'unico motivo per cui vuole la donna, come il giocattolo più pericoloso. Queste erano le definizioni che dava Nietzsche, diciamo così, quindi insomma, un macio. Il problema qual è? Che anche il superuomo un bel giorno incappò in una splendida ragazza molto più giovane di lui, che si chiamava Lou von Salomé, di origini russe. Si può dire di origini russe in questo periodo? Sì, vabbè, diciamo lo stesso. Non era ucraina, che devo fare io? Comunque, di origini russe, che tra l'altro era una delle poche donne intellettuali, avrebbe avuto in seguito dei rapporti epistolari con Freud, avrebbe collaborato con lo stesso Freud, sarebbe diventata una psicanalista di buona fama, una studiosa importante, insomma. Era bella, era intelligente, aveva tutta una serie di caratteristiche. Nietzsche si innamorò perdutamente, una roba, arrivò a scrivere per lei delle poesie orrende,
orrende. Vi posso assicurare che leggere Nietzsche in tedesco, ma anche in italiano, è un'esperienza grandiosa, perché tu puoi non condividere un ciufolo di quello che Nietzsche scrive, ma cazzo come lo scrive bene. È una roba meravigliosa leggere Nietzsche, era un letterato, era un poeta, era fantastico leggere Nietzsche. Quelle poesie erano l'esempio più eclatante di come un uomo si può rincoglionire per amore di una donna. Erano bruttissime. Credo che per esempio in italiano non ci sia stato nessun editore che ha avuto il coraggio di tradurle tutte, per vergogna, perché erano veramente mielose, ma una roba proprio indegna del grande. Voi direte, vabbè, caspiterina, non posso ridire cazzo perché l'ho detto 7 volte. No. Comunque, l'Ufon Salomè sarà inorgoglita dal fatto che il grande filosofo le dedicava delle poesie. Insomma, non mi fate dire frasi volgari, ma insomma, avrà accettato la sua corte? Avrà? No, manco per niente. Non solo l'Ufon Salomè non ha minimamente accettato la corte di Nietzsche, ma è andata col migliore amico di lui. Nietzsche l'ha presa così male, ma così male, che per disperazione è andato per la prima e unica volta nella sua vita con una prostituta. Sfiga vuole che quell'unica volta si beccò la sifilide, che secondo alcuni era la malattia per cui collassò mentalmente. Ecco, se questo è l'eterno ritorno del maschilista, cari uomini, stiamoci attenti a fare i maci, perché non finisce bene. E grazie alle donne di non essere andate via quando ho citato la frase iniziale di Nietzsche. Scusate se vi ho annoiato e grazie. Se ci sono delle domande potete venire qui a presentarle. Ah, qui vengono? Non verrà nessuno. Eh no, ma c'è il problema della timidezza, cioè andare lì sopra comporta che te la senti, di andare lì, di parlare in pubblico, poi hanno paura di fare magari una domanda stupida. Non lo farà nessuno. Ah, c'è anche il microfono portatile, quindi non c'è bisogno che si venga qui. Cioè, non credo che si chiami il microfono portatile, quelli seri dicono il gelato, vero? Ok, il gelato. Oh, ma vi ho annoiato così tanto che non c'è manco una questione che mi viene posta. Ah, grazie. Allora, io non mi è tanto chiara una cosa. Quando lei ha detto che Nietzsche appunto scrive gli aforismi per fare capire la sua filosofia in un modo più semplice, però così non ritornerebbe anche al il modo in cui Socrate esprimeva la sua filosofia, o anche a Martin Lutero, che rende la Bibbia diciamo accessibile a tutti? No, lì devo dire la verità, probabilmente mi sono espresso male io. Non è che Nietzsche scriveva in aforismi per rendere la filosofia più comprensibile. Se fosse stato così, la tua domanda sarebbe stata giustissima, e anzi hai fatto comunque bene a farla, perché manifesti una capacità logica che non è poca cosa, ok? Però mi sono espresso male io. No, Nietzsche non scriveva in aforismi per rendere più chiara la filosofia. In realtà Nietzsche soffriva di terribili emicranie, terribili. All'improvviso gli veniva un mal di testa talmente forte che era costretto a mettersi a letto al buio e rimanerci per svariate ore. Allora scriveva per aforismi perché quando gli veniva l'ispirazione, quando gli veniva un'idea, era costretto a scrivere velocissimamente e poi magari lasciava lì la cosa e si doveva mettere a letto per ore. E magari riscriveva il giorno dopo e si occupava di un altro aforisma dove si occupava di tutt'altro argomento, capito? Era per questo che scriveva per aforismi. Io probabilmente mi sono espresso male e posso aver fatto capire che lui l'avesse fatto per rendere semplice la sua filosofia. Assolutamente no, anzi, era lui il primo a dire: io ho 4 lettori e ne vado fiero. Ed era vero che aveva 4 lettori, eh? Il suo libro che ha venduto di più, Così parlò Zarathustra, che è il suo libro più famoso e quello da cui non consiglio a nessuno di partire, non partite da Così Zarathustra per leggere Nietzsche, perché è il suo libro più complesso, più difficile e non ci capireste niente. Il suo libro che ha venduto di più, Così parlò Zarathustra, vendette 220 copie.
Robetta, e tra l'altro per tutta la sua vita lui se li è dovuti pagare i libri, cioè se pagava lui per stamparli, perché non trovava manco un editore che era disposto a... Lui dice, poverino, è stato di una sfiga, ma guarda, terribile, non solo la cosa della prostituta e della sifilide, ma pensa, lui è diventato famoso, ha cominciato a diventare famoso e poi sarebbe diventato quello che forse è il filosofo più famoso di tutti, 20 giorni dopo che il suo cervello era collassato. Lui muore nel 1900 preciso, ma collassa mentalmente 12 anni prima, nel 1888. Perde proprio il lume della ragione, proprio impazzisce, vivrà altri 12 anni più o meno come un vegetale, arriverà persino a mangiare e bere i suoi escrementi. Quindi potete immaginare che scena penosa, il grande pensatore, che fine penosa che ha fatto. Però, non mi ricordo neanche che cazzo stavo dicendo, ma comunque spero di aver risposto alla domanda. Grazie mille. Io non l'ho detto prima perché mi imbarazzava un po', ma non sto benissimo oggi. Non mi sono fumato qualcosa come potrebbe sembrare, ma in realtà non sto bene. Non ero neanche sicuro se sarei riuscito a fare questo incontro con voi. E quindi, io ci scherzo, faccio le battute, dico un po' di parolacce, ma è vero che certe volte non mi ricordo quello che stavo dicendo, che perdo il filo, ma perché non sto benissimo, insomma, ecco, tutto qui. Tanto grazie ovviamente della relazione, ma c'è una corrente filosofica altrettanto potente da poter, come dire, attualmente, da poter contrastare o comunque rispondere? Una speranza, dacci una speranza. No, è questo il punto, è proprio il motivo per cui ho voluto scrivere quel libro, che sono oltre 400 pagine, vado in giro a denunciare, fra virgolette, questa cosa, proprio perché purtroppo non c'è un movimento filosofico che si contrapponga al transumanesimo, che abbia gli stessi strumenti del transumanesimo, gli stessi mezzi, la stessa ricchezza del transumanesimo. Non c'è, ci sono dei pensatori, diciamo, sporadici, che si definiscono umanisti, neo-umanisti, che vogliono difendere l'umano, diciamo così, però non c'è un movimento unitario quanto lo è quello dei transumanisti, e quindi, come noi sappiamo, se non si fa l'unione non si fa la forza, e quindi non sono filosofi sparuti, che tra l'altro si limitano a voler spesso censurare l'intelligenza artificiale, a condannarla solo come un qualcosa di pericoloso. Posso fare anche dei nomi, se qualcuno è curioso di sapere quali sono questi filosofi che si oppongono, per esempio il filosofo e psicanalista argentino Ben Asayag è uno di questi, io adesso purtroppo, ma veramente non sto benissimo, quindi i nomi me ne dimentico, li ho scritti negli appunti per la conferenza di oggi pomeriggio, se ha la bontà di venire alla conferenza di oggi pomeriggio, grazie, glieli dico, adesso mi sfugge. Allora l'ultima domanda è perché? Perché non c'è? Guardi, le posso dire una cosa sola, la risposta è talmente netta che potrebbe risultare semplicistica, ma io ci credo, perché non produce soldi, non produce soldi. Non è, oggi noi viviamo nell'epoca in cui un essere umano ha valore, gli viene riconosciuto valore solo in due casi, se produce profitto economico o se contribuisce al progresso tecnologico. L'epoca nostra è questa, al di fuori di questo, no, ma noi ragazzi, pensiamoci bene, noi viviamo nell'epoca in cui i parcheggi degli ospedali sono a pagamento, i parcheggi dei centri commerciali sono gratuiti, qualcosa vorrà pur dire, oggi difendere l'umano è improduttivo, cosa vendo io? Io che voglio difendere l'umano, mettiamo che io sia il più bravo, il più famoso dei filosofi umanisti, cosa vendo? Nulla. Posso convincere un po' di persone che vale la pena impegnarsi per difendere l'umanità di fronte a una tecnologia che può essere molto benefica, ma anche molto malefica per l'umano se usata soprattutto con certi scopi. Posso convincere di questo, ma a livello di produzione economica, che produco? È come il mio editore che tutte le volte che gli mando un libro, la prima cosa che mi dice è: si vende? Credo che abbiano portato il gelato a un signore.
Sì, più che altro è una considerazione velocissima che credo che possa anche dare una risposta a tutto ciò. La signora? No, al problema. Ah, il problema. Visto che ci hanno promesso l'immortalità, perché questo poi alla fine è il premio. Sì. Però Leopardi ci insegna che l'immortalità non è che sia tutto sto gran premio. La stessa cosa Martin Heidegger. Quindi alla fine il buon senso, ma una vita che vada verso l'immortalità è una vita che forse perde ancora di più il senso e forse non è più degna di essere vissuta pienamente. Quindi basta probabilmente leggere le operette morali di Leopardi o Essere e tempo di Heidegger per capire che la risposta è antica come le montagne, direbbe Gandhi. Nel senso, l'immortalità non è un premio alla fine così tanto da desiderare. Meglio vivere una vita finita, perché è solamente un qualcosa che ha un inizio e una fine, da si può riempire di senso terreno, chiaramente. Sempre con la ragionevole speranza che non finisca troppo presto. Grazie. Cioè no, ho detto grazie a lui, non volevo liquidare la cosa, dicevo grazie perché secondo me ha detto una cosa giusta e intelligente. Per me, io la penso come lei. Lei è nicciano? Se vuole poi in separata sede le racconti i miei gravi difetti. E c'era un signore qui in prima fila che voleva dire una cosa. Senza trattenerla tanto, volevo solo il suo parere se il nichilismo di Nietzsche ormai è superato, cioè sia quello passivo che quello negativo, cioè dalla sua interpretazione. Sì. Ha ragione, il nichilismo ho dimenticato una cosina della filosofia di Nietzsche, ma veramente non sto benissimo, ha ragione, sì. No, il nichilismo, ma non so, io adesso mi alzo ma non so come sto, quando, perché seduto sto benino, in piedi mi gira la testa. Comunque adesso non voglio annoiarvi con i fatti miei, ma sì, il nichilismo è ovvio che c'entra, ma in fondo questo movimento di cui parlavamo, che ci promette l'immortalità, ci promette di evolvere verso una specie umana aumentata, migliore, quali sono i cyborg, che cos'altro è se non affetto da nichilismo umano? Cioè annulliamo tutto l'umano, ma poi lo vediamo oggi, annulliamo tutto ciò che è natura, annulliamo le differenze. Oggi sembra quasi grave a dire che il mondo è fatto di differenze, per esempio differenze di genere, vogliamo dire che esistono? Vogliamo dire che esistono le differenze fra la specie umana e la specie animale? Vogliamo dire che esistono, e con tutto ciò chi vuole ammazzare l'orso è un cretino integrale, ma a parte questo, vogliamo dire che esiste una differenza fra l'uomo e la macchina? Se noi eliminiamo tutta la natura, il dato naturale, con questo nichilismo che riprende molto da Nietzsche, è evidente che poi annulliamo il mondo appunto fisiologico, naturale, e prepariamo le condizioni per trasferirci in un mondo assolutamente artificiale, quale è quello. Io è difficile in meno di un'ora spiegare per bene come la filosofia di Nietzsche c'entri con tutto quello che sta accadendo oggi. Non è mia intenzione fare pubblicità al libro, però onestamente devo dire che lì ho avuto a disposizione 420 pagine e quantomeno ci ho provato in maniera più, senza per giunta stare maluccio come sto oggi, e quindi non dovrei essermi dimenticato nulla lì, più o meno. In genere quando faccio queste conferenze e parlo di Nietzsche, almeno uno che s'alza e con tono vagamente minaccioso mi dice: come diavolo ti sei permesso di dire queste cose su Nietzsche? Lo hai banalizzato, volgarizzato, strumentalizzato. Perché gli amanti di Nietzsche sono tanti e io provo una simpatia sincera verso queste persone, perché vi assicuro è un grandissimo filosofo, va assolutamente letto, assolutamente. Però noi viviamo in un'epoca strana, no? Dove c'è questa logica dei social: o mi piace o non mi piace, o è bianco o è nero.
Ma non può essere che un filosofo al tempo stesso sia stato un genio della filosofia e anche un filosofo del male? Secondo me sì, è possibile, ed è stato il caso di Nietzsche. Non è stato l'unico, ne abbiamo citati anche alcuni altri qui oggi, ma sicuramente è stato, come dire, è un filosofo che racchiude una contraddizione. Non a caso io lo definisco il filosofo controverso. Che cosa vuol dire controverso, letteralmente? Che ha suscitato delle interpretazioni completamente opposte. Un grande filosofo italiano, Gianni Vattimo, ha visto in Nietzsche il teorico dell'emancipazione umana, niente popò di meno che. Senza Nietzsche non ci saremmo mai liberati da tutta una serie di cose del vecchio regime, della conservazione, del tempo andato, dice Vattimo. E altri invece dicono che è stato l'ispiratore del nazismo. Io non amo queste, pur propendendo più da una parte che dall'altra, questo si sarà capito, non amo queste distinzioni così schematiche, perché penso che comunque ci troviamo di fronte veramente a un genio, e va letto. E mi dicono molti colleghi delle superiori che tanti ragazzi e ragazze, ovviamente, quando arrivano al liceo, a scuola, la prima cosa che chiedono al docente di filosofia è: ma quando facciamo Nietzsche? E molti lo dicono: ah, che roba. Io no, io sono contento, perché no? In fondo, alla fine, questo signore anche pittoresco e anche un po', come dire, stravagante, in fondo fa una buona pubblicità alla filosofia. Magari poi si parte da Nietzsche e qualcuno si appassiona alla materia e poi legge anche gli altri. L'abbiamo finita qui. Grazie a tutti per averci ascoltato. Buona giornata.